Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo episodio della serie Italian Rice, amici miei, Italian Rice. Purtroppo c'è una moria di mod, purtroppo pure sto periodo, nonostante ci stanno tante mod in testing interessanti, soprattutto italiane, eccetera, eccetera, non esce niente, quindi probabilmente sono rimandate indietro e speriamo che presto esca qualcosa di interessante, però... Oggi andremo comunque a fare un gameplay, visto che non abbiamo teste mod da fare, facciamo un bel gameplay. Oggi ragazzi andiamo a seminare il mais, stavolta voglio fare il mais da granella ragazzi. Per seminarlo uso questa bellissima Gaspardo ragazzi, una moddina tutta italiana, come potete vedere è una reskin, ok, dell'Optima 5 del gioco, o dell'Optima V, chiamatela come pare, però diciamo l'originale è molto simile. Ok ragazzi, avviciniamoci e carichiamo i nostri semetti. Qua c'ho pure un pallet di fertilizzante, ma ok, speriamo che ce lo prende. Sì, ce lo sta prendendo, così riempiamo anche il fertilizzante. Oh, ok ragazzi, perfetto, abbiamo fatto il pieno di semetti e di fertilizzante e quindi possiamo andare alla semina ragazzi di questo fantastico maisetto. Poi ragazzi più tardi vi farò vedere un'altra moddina tutta italiana uscita, però purtroppo solo per PC e non sul modab ufficiale. Dopo andremo a vedere, così facciamo anche un nuovo acquisto, ma prima ragazzi iniziamo con questa semina qua. Ok, semina del maisettino ragazzi da granella ragazzi, gli damo de granella, sentite che più che granella. Che vi volevo dire ragazzi, allora ci avviciniamo, la prossima settimana sarà quella, oggi è 2, che giorno è oggi? 2 aprile, comunque ci avvicinò 3 aprile, che giorno è oggi? Comunque ci stiamo avvicinando all'uscita del DLC Harvest Add-on, quindi ragazzi io ho fatto un video in cui spiego che cos'è questo DLC, quello che contiene, quindi ve lo lascio qua nel box informativo, nella i ragazzi, voi cliccate col vostro bel ditino o col vostro bel mouse a seconda di dove state a guardare, di dove state guardando il video, su quale piattaforma. Cliccate e vedete, io vi faccio vedere tutto quello che c'è da sapere sul DLC, poi ovviamente quando uscirà un bel test mod, un bel tutorial eccetera eccetera, non vi preoccupate che Robertino le cose non ve le fa mica mancare. Comunque ci siamo quasi, ormai c'è l'uscita di questo bellissimo DLC che vi ricordo è gratuito, sentite, gratuito sia su console sia su PC, ma non solo ragazzi, ho letto pure, ci sono delle informazioni che mi sono giunte, perché io ho sempre gli amici che mi danno informazioni, che ci sarebbero anche futuri DLC di terze parti. Ovviamente quando si parla di DLC credo che si parli sempre di roba gratuita su questi DLC di terze parti. Quindi uno, ovviamente io adesso chiederò, mi informerò meglio, perché sapete che Robby non vuole dare fake news. Comunque uno pare tratti del DLC Grimm da parte del team FSI, e che sarebbe anche il motivo per cui Peppe ha messo da parte l'autolivellante, ovvero per concentrarsi su questo DLC. Quindi ragazzi io non so adesso ancora quanto ci sia di ufficiale, però così mi è stato detto. Scusate, sto anastorto perché mi sono segnato un po' le cose che vedevo lì su un post-it, e quindi stavo leggendo il post-it e stavo andando storto, perché sapete che io amo fare informazione, informarvi, e quindi pure quando gioco vedete si trasforma nell'informazione. Mamma mia quanto pesa sta seminatrice, pesa un botto sta seminatrice, cioè se non sto attento quando mi giro mi cappotto. Pesa tanto ragazza seminatrice, non so se anche nella realtà è così pesante. Quindi ragazzi teoricamente ci dovrebbe essere anche un futuro DLC Grimm da parte del team FSI, questo però ancora non lo so con precisione, magari chiederò pure a Peppe
con maggior precisione. Vediamo un attimino quello che riuscirò, io adesso indagherò quello che riuscirò a scoprire per voi, miei giovani amici, solo per voi. Poi ragazzi, vi do un'altra dritta, perché Robby quando non c'è, erano un paio di giorni che non uscivano gameplay, ma non è che sto con le mani in mano, mi informo, leggo, insomma, anche quando non c'è Robby lavora. E quindi ragazzi, ho scoperto anche un'altra cosa, ovvero che ci potrebbe essere anche un DLC che sta facendo un modder, un certo Matt XJS Modding Design, un DLC che praticamente dovrebbe essere un DLC old, coi mezzi old. Non ho ben capito che tipo di DLC sarà, ma potrebbe essere una cosa molto interessante. Io ovviamente mi informerò anche in questo caso. Per il momento sono voci che io non ho verificato, che non mi sono state confermate, e quindi prendetele con le pinze queste cose che vi sto dicendo, ma proprio con le pinze. Ma ovviamente mi devo informare e vedremo un attimino ragazzi, perché sarebbe veramente una figata pazzesca un DLC tutto coi mezzi vecchi. Non ho ben capito che si chiama DLC 80, se DLC 90, se non mi ricordo. Intanto qua bisogna togliere pure il pallet dalla stalla delle pecorelle. Mo finiamo sta strisciatina qua in modo che possiamo arrivare in fondo e mettere l'operaio che non fa danni, se spera. E poi andiamo anche a liberare il pallet delle pecore. E poi dobbiamo comprare anche il carro che vi dicevo. Così ne approfittiamo pure per andare a vendere un sacco di roba che ho nei silos, perché comincio a scarseggiare con i soldi, mi servono i soldi ragazzi, e quindi inizio a vendere pure le colture che ci sono nei silos, e poi facciamo contenti anche quelli che mi dicono di fare più cose in un video. Quindi così la semina l'abbiamo fatta, adesso andiamo a fare altre cose sperando che l'operaio sia magnanimo. Ok, mi raccomando, sia magnanimo operaio. Allora andiamo un attimino a switchare fra i vari mezzi finché non arriviamo, eccole qua, finché non arriviamo dalle pecorelle. Ok, anzi sai che te dica, andiamo subito a vendere pure questo, perché a me, sapete, a me frega poco di ammucchiare i bancali e di aspettare il prezzo migliore. Ok, andiamo, ho caricato, anzi andiamo subito a venne sta lana. Vediamo un po' qual è il punto vendita della lana, che io non mi ricordo più qual è il punto vendita della lanetta, amici ascoltatori. Lanificio, dov'è il lanificio? Vediamo un po' dov'è il lanificio. Il lanificio è proprio qua. Allora, dove sono? Non lo so come si arriva al lanificio. Ci metteremo delle ore per arrivare al lanificio, amici ascoltatori. Comunque, e poi ecco, certo che se mi chiudo il cosino... No, raga, non gliela faremo mai. Io lo so che non gliela faremo mai arrivare al lanificio. Lo so che non gliela faremo mai, ma gliela possiamo fare. Se i miei calcoli non sono errati, devo girare di qua. Comunque, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se voi sapevate... queste due news che va dato Robertino su quelli che potrebbero essere futuri DLC. Ovviamente entrambi, se ci saranno sia per PC sia per console, perché quando si parla di DLC vuol dire roba che comunque passa dalle mani della Giants, anche se non è ufficiale, comunque sono cose che testerà la Giants, cose che quindi usciranno sul modab ufficiale, e quindi console e PC. Io adesso non so più dove sto andando. E credo che mi sono perso, ma ce la faremo col nostro Massey, ragazzi, ad arrivare dove dobbiamo arrivare, per dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo arrivare. Vediamo un attimino, mi sa che siamo arrivati, grande. Se ce l'ho fatta, sono un mito, perché io non mi perdo più, ormai so diventato un esperto. Ma ragazzi, ma questa è la mia farm. Cioè, ho girato in tonda la mia farm. Non ci sta a capire niente, raga. Questa è la mia farm. E questo è il mio vigneto oliveto. Non ci sta a capire niente, raga. Non ci sto proprio a capire niente. Questo è il mio punto vendita del latte. Qua c'è il mio punto vendita del latte.
questo è il mio punto vendita di ricarica del latte. Guarda, allora è qua che si vende la lana. Buongiorno. Ah, è proprio qui, è proprio qui. Beh, mica male, raga, mica male, eh. Dai, ce l'abbiamo vicino a casa, tutto sommato. Oh, dove sono andate le palle? Ma l'ho vendute già. Dove sono andati i bancali? Ma li ho venduti, raga. Avete visto se li ho venduti? Rimandate avanti il video. Ma li ho venduti o l'ho persi? Porca miseria, raga. Dove sono andati? Non l'ho venduto. Oh, ma l'ho venduti. Porca miseria, aspetta un attimo. Finanze. Lana venduta, legna, lana. Lana. Niente. Ciò cazzo è andata la lana. Porca miseria, mi è sparita la lana. No, raga, non è normale sta cosa, Ma porca... Ma t'è andata la lana? No, non ci posso credere. No, raga, non l'ho persa. Non l'ho persa. Io lo so che qualcuno di voi sta a dire, l'hai persa. Non l'ho persa, perché c'era l'autoload. Non l'ho persa. No, mo facciamo la strada a ritroso. Deve stare da qualche parte la lana. No, raga, non ci posso credere. Ma che davvero... Mi si è persa la lana. No, raga, succedono cose strane qui, Qui ci devo mettere la musica di X-File. No, raga, non è normale sta cosa. Cioè, mi sono perso tutta la lana. Oh, raga, non c'è manco per strada. Vedete, qua dove siamo passati, Vedi, ci sono le pedate ancora. Oh, raga, non riesco a capire quello che è successo. Veramente c'ho problemi a capire quello che è successo, raga. Non lo so. Raga, magari è stata venduta, non lo so. Mo lo rivedrò in editing quando mando indietro il video. Però per il momento ho preso la sola. Porca miseria, oh, dal primo giorno che gioco su FS19 che prendo le sole. Per chi mi segue da tempo se lo ricorderà, no, la prima puntata della serie sulla Fastburn, no, proprio la prima puntata, il primo gameplay che ho registrato sul farming 19, appunto non mi hanno pagato, cioè ho fatto una missione ma non mi hanno dato una lira, e quindi quello è stato l'inizio della mia esperienza su farming 19, ecco, e no, eccoli qua! Perché stanno qui i pallet? Dove stanno i pallet? Mi sono perso i pallet. Che fail, raga. Che fail, raga. L'avevo slacciati. Ma allora dove stanno gli altri due? Allora, due stanno qua. E l'abbiamo recuperati. Gli altri due dove stanno? No, raga. Gli altri due dove stanno? No, vabbè, raga, dai, non è ammissibile sta cosa. Gli altri due dove stanno? Due li ho persi qua. Nei fossi non ci stanno. Ma porca miseria. Due sono proprio persi, raga, Si sono volatilizzati due, Due sono proprio volatilizzati. Si sono volatilizzati. No, che amarezza, raga. Non ci sono da nessuna parte. Si sono volatilizzati. Hashtag volatilizzati. No, che amarezza. Eccoli là, eccoli là. Buoni. Buoni, raga, lo so che sono cose brutte, che non si possono vedere queste. Però io devo recuperarli. Uno sta qua. Me li sono persi tutti per strada. Non è possibile, ragazzi. Quindi avevo tolto l'autoload. Dato so passato. Me ne manca uno, raga, me ne manca uno. Alla ricerca del pallet perduto. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Tutti insieme, dai. Ta 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 ta. Porca miseria. Raga, succede, succede. Purtroppo no fail, no robby.
Del resto, ragazzi, ci ho fatto una compilation dei fail sulle live su Twitch. Ecco, ecco, chi mi segue su Twitch è abituato a ste cose, quindi non ci fa nemmeno più caso. Io li vedo subito quelli che non mi seguono su Twitch, sono quelli che dicono: Robby, questo non è realistico. Sì, vedete quello che combino su Twitch, poi ne riparliamo del realismo. Porca miseria, ragazzi. Porca miserietta, ragazzi, ci siamo persi i pallet. Vabbè, dai, andiamo a vendere sti tre. Uno, oh, a riscappare da fuori, che vedevo di? A riscappare da fuori. Ma poi io dico, no, non lo faccio mai il viaggio da dentro, da prima persona, cioè con la telecamera in prima persona, non li faccio mai. Una volta che ho fatto il viaggio in prima persona, c'avevo il carrello vuoto. Mamma mia, a parte che messo, cioè, chi mi segue da tempo sa che non sono nuovo a sti fail. Io mi ricordo una puntata della Off Bergman del 17 in cui stavo al biogas a riempire la botte e sono tornato in farm e mi ero scordato di attaccare la botte era rimasta al biogas, quindi insomma, voglio dire, succedono queste cose. Vabbè, raga, un pallet se lo siamo giocati, non ci posso fare niente. Ok, facciamo così. Ok, quanto abbiamo fatto? 6.000 euro, tutta sta menata per 6.000 euro. Ma vai in quel posto. Vabbè, raga, chiudiamo in farm perché voglio comprare, amici miei, il nuovo carro che ci accompagnerà nei prossimi gameplay, come vi avevo promesso. Oggi, ragazzi, compreremo un carro che per scaricarlo lo trovate sulla pagina Facebook, appunto, di STV Modding, ovvero parliamo del Bossini RA307, ragazzi, 307, eccolo qua, un bellissimo Bossini da 39.000 litri, quindi chiudiamo col test mod praticamente. Eccolo qua, ragazzi, ce l'abbiamo in configurazione normale, ce l'abbiamo con l'ampliamento o con nessuna sovrasponda, cioè l'ampliamento ma senza le sovrasponde. Noi lo prendiamo normale, la marca delle ruote, oppure larghi, pneumatici larghi, sì, mi piacciono i più larghi. Possiamo scegliere se vogliamo le decals stile John Deere, stile Fender, stile New Holland, oppure nero, oppure rosso, oppure standard. Oppure il design originale Bossini o con le nuove decals. A me piace più questa con le nuove decals, devo dire. E poi possiamo scegliere il colore principale, ovvero qualsiasi colore del gioco, qualsiasi. Io lascio il verde Bossini, ovviamente, e qualsiasi colore anche del design. Io però lascio i colori originali Bossini, ragazzi. Ed eccolo qua che me l'ha spawnato dove non si sa. No, vabbè, oggi è il giorno dei fail, raga. Oggi è il giorno dei fail. Lasciamo perdere, raga. Io vi chiedo umilmente scusa, ragazzi, perché veramente oggi è il giorno dei fail. Non so dove mi ha spawnato sto carro. Non so dove me l'ha spawnato, però eccolo qua, l'abbiamo recuperato. Eccolo qui, ragazzi. Ditemi che ne pensate di questo bellissimo e patatoso Bossini, ragazzi. Io sono arrivato al termine, ringrazio tutti voi, mi scuso ancora per i tanti fail di questa puntata che si chiamerà Alla ricerca dei pallet perduti, perché ci sta tutta. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, ragazzi, condividete, aiutatemi a crescere, che per me è sempre molto importante. Ringrazio tutti voi di essere arrivati fin qui, ma soprattutto ringrazio gli amici abbonati, che sono coloro che mi consentono di andare avanti, sono l'anima, la vita e il cuore del canale. Grazie a voi io continuo a fare video e non chiudo baracca e burattini, quindi grazie, amici abbonati. Se anche voi volete continuare a sostenere il canale o a farlo vivere il canale, volete dare il vostro supporto, in descrizione ci sono i tre tipi di abbonamento. Poi c'è il link per comprare non solo Farming ma anche tanti altri giochini scontati su Instant Gaming, ad esempio Resident Evil 3 che esce oggi proprio a 43 euro tipo invece dei 60 su Steam, quindi quasi 20 euro vi risparmiate, guardate qua sotto, e tanti altri giochi. Poi c'è il mio shop, magliette, magliettine, eccetera eccetera, insomma, ragazzi, è il mio account Twitch, ragazzi, Twitch. Stasera faccio questa serie in live su Twitch, dopo le 20 vi aspetto. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata, ciao.